Grazie a voi per essere intervenuti. Devo ringraziare prima di tutto la consigliera Dina Silio per aver creduto in me e in questa piccola comunità. Grazie al professor Ettico e vi presento così, faccio una scorsa veloce e poi avrete modo di ammirare, diciamo così, la loro professionalità. E ringrazio il sindaco Vincenzo di San Chirico, che ci racconterà la sua esperienza per far fronte al disagio sociale delle piccole comunità, la dottoressa Conte e il professor Favolo. Ringrazio il sindaco di Tursi per essere qui, grazie perché con il sindaco di Tursi si è innescata una collaborazione e una stima reciproca, per cui sindaco ti ringrazio per essere qui. Dottor Russo pure, il parroco Don Francesco, tutte le associazioni presenti che ho invitato e grazie per essere qui. Il titolo di questo convegno che abbiamo concordato insieme al professor Ettico e la consigliera Dina Sileo, il disagio psicosociale, studi su approdi ad un possibile nuovo concetto di benessere di comunità. Beh, i disagi psicosociali non sono io a saperli definire perché è un argomento così specifico e così profondo che va a scalare nella mente umana che non mi permetto assolutamente di affrontare perché non ho la competenza. Ma il concetto di benessere di comunità, beh, quello un po' è una cosa che sento mia come istituzione, nel senso che mi sento in dovere di doverlo applicare perché benessere di comunità ti fa capire che solo insieme, ed è un po' quello che io dico dall'inizio del mio mandato, collaborazione e cooperazione, solo insieme si può riuscire a riscoprire non solo l'individuo, ma lo stare insieme e cercare di creare qualcosa. Io non mi dilungo più di tanto perché voglio darvi il piacere di ascoltare loro. Io già ho avuto modo di parlarne diverse volte, quindi un po' ho iniziato a capire i concetti di cui parliamo. E, però passo subito la parola a Vincenzo che ci dirà un po' quello che a San Chirico è già stato intrapreso con il professor Ettico da un po' di anni, quindi una sorta di benessere di comunità a partire dai disagi sociali di un paese piccolo come il nostro. Quindi, vi lascio ascoltare le loro parole. Buonasera a tutti, amici di Alvento, saluto il tavolo della presidenza, saluto il sindaco, il collega Salvatore Cosma, saluto, sì, dobbiamo stare sempre attenti, saluto e ringrazio la padrona di casa, porto il saluto ovviamente della comunità di San Chirico che mi onoro di rappresentare. Ringrazio Maria Felicia anche per un altro motivo, perché ovviamente, come ha detto lei, probabilmente San Chirico ha una storia da raccontare. Il mio intervento sarà più che altro politico-amministrativo, perché diciamo, non ho l'esperienza e la sapienza di chi mi succederà. Però noi sindaci, tra le tante competenze, abbiamo anche la competenza della psicologia, no? Giusto, Maria Felicia? Noi dobbiamo essere idraulici, ingegneri, psicologi, dobbiamo essere tutto nel nostro piccolo. In questo convegno io ho interpretato una serie di intrecci tra San Chirico e la psicologia e tra San Chirico ed Alvento. E piano piano ve li spiegherò, piano piano nel senso che non sarò lunghissimo, quindi tranquilli. Il primo intreccio è quello di San Chirico e San Chirico Rapallo e la psicologia. Perché? Perché nel 1864 a San Chirico nasce Francesco De Sarno, che è uno dei padri fondatori, padri della psicologia italiana. La sua personalità era così forte che innanzitutto lui nel 1903 costituisce il primo laboratorio di psicologia scientifica e si trova spesso a scontrarsi con le idee di Benedetto Croce, noto scrittore e filosofo dell'epoca. Poi, piano piano, i suoi principali adepti emigrano, vanno in America, in Israele, e diffondono il suo pensiero. Quindi già San Chirico ha una, voglio dire, una sorta di vocazione.
su questo campo. Però quello di cui voglio parlarvi, a parte questo piccolo preambolo, è l'esperienza che abbiamo avuto a San Chirico. Io sono sindaco da 4 di ottobre, però ho fatto due amministrazioni, due consigliature precedenti con il sindaco Borrego, quindi siamo stati sempre in prima linea con lui, assessorato, eccetera, eccetera. E anche grazie alla collaborazione con il professor Etto. Il concetto che abbiamo provato ad interpretare noi è quello, più o meno è questo. Più servizi alla persona, più vicinanza alla persona, significa benessere. Soprattutto nei nostri comuni più piccoli, dove purtroppo abbiamo scarse opportunità lavorative, sociali, culturali, hobbistiche, molto spesso può capitare che si può incappare in qualche controindicazione poco piacevole, poco positiva. Quindi noi ci siamo sentiti in dovere, così com'è, lei, Salvatore, tutte le istituzioni, di reagire. Abbiamo pensato di prevenire, di agire, di reagire. Che cosa abbiamo fatto in questo periodo? Abbiamo cercato di stare quanto più vicini ai nostri cittadini. E abbiamo istituito un servizio che all'epoca era solo telefonico, perché non c'era la possibilità di potersi incontrare, dello psicologo di base. Lo psicologo di base, sulla nostra segnalazione oppure al numero dedicato, faceva servizio, supporto a chiunque ne avesse bisogno, perché ovviamente in quel periodo là tutti chiusi in casa, gente sola che non ha relazioni con il mondo, poteva iniziare a farsi pesante la situazione. Abbiamo cercato di stare vicino, insomma, hanno fatto anche gli altri, medicinali piuttosto che spesa, piuttosto che distribuzione di mascherine, tamponi, eccetera eccetera. Su questa scorta siamo andati avanti, abbiamo potenziato, quindi siamo stati vicini al momento di bisogno, di difficoltà. Il Covid sembra che si sia allentato, non voglio dire che sia scomparso, che sia appena allentato. Da allora potenziamo, continuiamo. Questo psicologo che cosa deve fare adesso? Adesso deve andare a casa degli anziani. Uno, abbiamo due, oltre ai servizi sociali che abbiamo tutto, che voglio dire funzionano anche bene, almeno per quello che mi riguarda. Abbiamo uno staff esterno, abbiamo due psicologi e un assistente sociale. Che cosa fanno questi qua? Innanzitutto portano supporto agli anziani, come ho detto prima, vanno a fare supporto, riabilitazione cognitiva presso la casa di riposo, ma soprattutto anche presso i caregiver, i famosi caregiver che dicevo prima, che vanno a prestare servizio, perché non è facile lavorare con un anziano, non basta se non possono fare la spesa. C'è tutto un mondo dietro alla persona, quindi fanno questo, supportano questo, e in modo, voglio dire, silente, perché come magari mi insegneranno anche loro, anche un semplice cittadino che ha bisogno dello psicologo non ama farsi vedere. Noi lo abbiamo messo in una stanza dell'ambulatorio, lo sanno tutti, ma non lo sa nessuno. Però zitti zitti, qualcuno che purtroppo ne ha bisogno va. Per fortuna. Il benessere personale passa, il benessere personale, quindi anche di comunità, passa, diciamo, noi ne abbiamo la responsabilità forse, ma passa anche dietro queste figure che abbiamo creato, che abbiamo messo in campo. Oltretutto ci apprestiamo, perché per i disabili non era mai stato fatto niente, ci apprestiamo ad inaugurare un centro di aggregazione giovanile per disabili di Urno, dove probabilmente andranno a fare dei piccoli laboratori di lavorazione sulle erbe officinali, che poi verranno utilizzate per profumi, cosmetici ed altri prodotti similari. Quindi il miglioramento dello stile di vita, a mio giudizio, può contribuire all'emergere di questo benessere. E ho lasciato alla fine, così poi magari si riallaccia lui, oltre la preziosa collaborazione, perché c'è sempre un'interlocuzione proficua, da prima con il sindaco Borrego che ha proceduto, adesso con me, con il dottor Ertico. Con lui abbiamo messo in campo, anche perché apro e chiudo una piccola parentesi, oltre tutto quello che abbiamo detto,
è anche importante sviluppare il proprio territorio nelle nostre comunità. C'è tantissimo disagio, noi proviamo quotidianamente a provare ad imbastire, a provare ad immaginare qualcosa da fare per il nostro comune, e con il professor Ertico abbiamo creato un piccolo progetto, piccolo, spero grande progetto, sociale, turistico ed economico, che in un certo qual modo, e si chiude il terzo intreccio che dicevo prima, si ricollega con Armento. Perché voi sapete, immagino che conoscete, a San Chirico abbiamo la pazienza di Sant'Angelo al Monte Rapallo. Dopo 20 anni siamo riusciti a finire il restauro. Voglio mandarla, è bellissima. Quindi vi invito, poi ovviamente se, quando faremo l'inaugurazione sarete sicuramente tutti quanti invitati. E con il dottor Ertico abbiamo costituito un comitato scientifico che possa proiettare l'abbazia rispetto al proliferare dell'economia sanchirichese, della cultura sanchirichese, della rinascita sanchirichese, del futuro sanchirichese. Quindi poi di questo magari che ce n'era qualcosa, io credo di aver terminato, così lascio la parola ai miei colleghi. E Maria Felice, mi dispiace, sono dispiaciuto di aver sentito il tuo urlo di dolore rispetto ai giovani, però ovviamente lo sai benissimo, non bisogna fermarsi, e sicuramente quello del forum dei giovani potrebbe essere un'idea vincente. Parliamo. Grazie. Io ti lascio la parola e ti ringrazio ancora una volta per la considerazione e la stima che hai voluto riporre su di me. Quindi grazie. Buonasera a tutti e grazie a te Sindaco per avermi voluto qui nella tua comunità. Ringrazio la comunità che, nonostante l'assenza per 3 anni della regione, si è fatta trovare pronta ad accogliere un consigliere regionale dopo le parole giuste e belle del vostro sindaco. Forse anche troppo tardi, ma io ci sono e ho deciso, ovviamente dopo tutti i disastri del Covid che ci hanno visti lontani un po' da tutti, ma ho sempre avuto uno stretto contatto con le varie comunità, naturalmente con il sindaco di Armento, che ho incontrato in maniera incidentale, diciamo, in un altro convegno. È nata un'empatia proprio, e anche attraverso lo scritto che lei mi ha mandato quando io ho richiesto, insomma, tutte le proposte dal punto di vista culturale a tutti i sindaci, le sue parole veramente mi hanno colpito, perché sottolineavano l'amore proprio di una persona che alla prima esperienza di sindaco voleva trasmettere alle istituzioni regionali, sicuramente attraverso uno scritto, e quindi non essendo ricevuta, un entusiasmo di voler fare qualcosa sul suo territorio. E quindi è venuta fuori quest'idea di partire dal tema il disagio psicosociale e quindi il possibile nuovo concetto di benessere di comunità. Come diceva giustamente il sindaco di San Chirico Raparo, Vincenzo, nelle comunità e lo stesso nostro territorio regionale, anche dalle parole del sindaco di Armento, viene fuori che cosa? L'isolamento. L'isolamento dalle istituzioni e l'isolamento all'interno della comunità di gente che a sua volta si isola per un proprio disagio che può nascere ovviamente da un fatto soggettivo, ma anche e soprattutto dal contesto sociale che vive in una comunità che a sua volta è isolata dalle strutture centrali, per cui diventa difficile per i sindaci. Io vi ringrazio il sindaco di Tursi, il sindaco di Armento, il sindaco di San Chirico Raparo, che sono veramente il front office della comunità e che spesso nell'assenza della regione si sono fatte carico di problematiche pesanti anche durante la pandemia. E lo diceva, insomma, ogni comunità ha cercato di reagire creando degli spazi, dei momenti per stimolare i propri cittadini, e quindi sono io che ringrazio voi per aver ottemperato in maniera sussidiaria, per così dire,
ha delle assenze che spesso e volentieri la regione purtroppo ha nei confronti delle comunità, soprattutto di quelle più piccole. L'isolamento, il disagio, l'allontanamento dai centri, diciamo, di qualità della vita dei capoluoghi c'era anche prima, era avvertito anche prima. Ovviamente adesso è il momento in cui si deve discutere in tutte le comunità e deve essere il momento di approdo di nuove politiche di confronto. E si parla continuamente, in maniera retorica, fino anche l'altra sera discutevamo, io discutevo in maniera critica di alcuni pezzi inseriti nel DEF, nel documento di economia e finanza della regione, dove si rimediava anche all'annoso problema dello spopolamento, dell'abbandono delle comunità, che tra l'altro nelle piccole comunità si sente ancora più forte. Lo spopolamento che non è dovuto semplicemente al calo demografico, alla perdita delle nascite, ma anche e soprattutto da una perdita della qualità della vita delle comunità. Lo avvertiamo nel capoluogo, ma ancor più qui. E la qualità della vita, che deve essere migliorata all'interno dei centri, dei centri di vita, dei centri di confronto, quello richiede che ci sia da parte della regione un'azione delle politiche di miglioramento di qualità della vita, nel senso che se qualcuno deve rimanere ad Armento, se un giovane deve rimanere ad Armento, deve avere una motivazione per rimanere ad Armento, oltre all'affezione che ha identitaria al luogo, alla famiglia. E però se questa cosa avviene soltanto per mantenere le proprie radici, c'è una corrispondenza del disagio per la carenza occupazionale. E quindi chi resta nei piccoli paesi poi si trova a confrontarsi in una piccola realtà che magari il cui unico centro di aggregazione è la parrocchia o diciamo il bar, e situazioni che poi, e questo è un altro tema, io presiedo anche l'osservatorio regionale contro la ludopatia, un tema fortissimo che sto portando sui territori e purtroppo nelle piccole realtà è un tema molto forte. Dai dati, che devo dire sindaco, che l'ho detto già l'altro giorno, il comune di Armento è fra quelli che ha dei dati molto allarmanti, e questo deriva anche appunto da un disagio psicosociale soggettivo nel quale si investa ciascuno, non solo il giovane oppure la persona che magari non riesce a riempire il proprio benessere con un'entrata di reddito, ma tutti. E quindi evidentemente è un disagio sociale che è proprio rispetto alla qualità della vita della comunità. E il dato di Armento è molto alto, sindaco. Io ti chiedo di monitorare e di fare anche delle attività in merito a questo, perché ad Armento come ad Avigliano, non sono un dato così statistico, quello che si spende in gioco è di 7 volte superiore al tuo bilancio della comunità. Forte sinergia interistituzionale, per questo dico non sei tu che devi ringraziare me, ma sono io che ringrazio voi, già 3 sindaci che discutono e si pongono il problema di come affrontare evidentemente il benessere della propria comunità, di azioni da mettere in campo, è già penso un grande successo mettersi insieme. Io credo che dovremmo allargare ancora di più questi momenti di confronto. I piani che fanno parte della nuova programmazione europea 21-27, i piani culturali, diciamo la maggior parte delle politiche culturali, sono incentrate soprattutto su investimenti massicci di welfare culturale. Quindi non si vedrà più la valorizzazione sì che semplicita del patrimonio tangibile in quanto tale, come può essere l'abbazia, come può essere la cripta che voi avete qui, che è bellissima, certamente, o la vocazione turistica di un territorio, ma ci deve essere una progettualità a monte che accompagni la comunità attraverso dei progetti che faccia che crei coesione tra i vari territori e che possa creare anche, si spera, le condizioni di ricettività dei territori per accogliere anche dei flussi turistici. Parlavamo l'altro giorno col sindaco che per quanto
questa comunità abbia una vocazione culturale elevatissima, con dei segni tangibili su cui davvero si può costruire qualcosa di interessante, ha una capacità ricettiva turistica molto ridotta, e quindi di qui ovviamente la collaborazione anche con le altre comunità. A tutti e tre i sindaci presenti io dico che la mia stanza è sempre aperta, io ascolto chiunque e ricevo chiunque, anche se penso che il tempo di ricevere e di ascoltare in regione è finito. Adesso è il tempo di stare sul territorio e magari io, che fra due giorni compio il triennio, e quindi anche io avrò ricordi su Facebook del mio insediamento, anziché ricordarlo come un trauma, perché al momento lo ricordo come tale, magari cominciando da questa bella esperienza d'Armento potrò cominciare anche a vedere e a vivere la bellezza di questo mandato. Grazie. Allora, passo la parola adesso alla dottoressa Giusi Torde, che è delegata dei sociologi italiani ai rapporti con la scuola e l'università. Grazie dottoressa Torde per essere qui con noi. Allora, buonasera a tutti, io devo dire una cosa innanzitutto, che sto empatizzando tantissimo con il sindaco, cioè mi ha commosso, perché io sento in lei proprio la volontà di cambiare Armento. E davvero, cioè, non so se sentite la mia voce, perché proprio empatizzo moltissimo con lei, e questo entusiasmo ricorda tanto l'entusiasmo che avevo anch'io come insegnante. Un aspetto sul quale tendo sempre a porre l'accento è la necessità per questi ragazzi di sviluppare delle competenze sociali. Queste due parole messe insieme a scuola si usano raramente, competenze sociali. A noi insegnanti viene chiesto sempre, il ragazzo che cosa sa? Conoscenze. Poi vediamo che abilità riesce a sviluppare, cosa sa fare. Praticamente i nostri ragazzi che saranno dei chimici, quindi devono saper mescolare degli elementi, e fine. Ma la competenza sociale che cosa significa? Competenza sociale vuol dire saper ascoltare, innanzitutto, sapersi comportare, saper stare con gli altri, saper gestire le proprie emozioni. Nessuno insegna a questi ragazzi a gestire le proprie emozioni, ad avere un comportamento adeguato in base al luogo nel quale ci si trova. Quindi tutto questo ha dimostrato, scientificamente parlando, che se vengono potenziate queste competenze sociali, non si incorre nel rischio della ludopatia. I nostri ragazzi non sentiranno il bisogno di drogarsi, non sentiranno il bisogno di bere alcol, di perdersi, di sballarsi, no? Usando un linguaggio comune ai loro giovani. Perché? Perché ci sarà tanto altro a cui pensare e tanto altro da fare, progetti da realizzare. E quindi, dal canto mio, io quello che auspico innanzitutto è che le famiglie prendano coscienza di questa cosa, perché mi dispiace se lo dico, però è così. E la prima parte debole di questo processo, di questo ponte, al centro c'è la scuola, ma da questa parte c'è la famiglia. Ed è una famiglia un po' silenziosa, è una famiglia un po' disattenta, è una famiglia un po' lontana. E se la famiglia è lontana, la scuola sì, sta al centro, fa quello che può, talvolta non lo fa, alcuni lo fanno, altri no. Il problema è che non riusciamo ad arrivare dall'altra parte del ponte. L'altro lato è la società, ma noi, i nostri ragazzi, sono quella società. Quindi noi abbiamo bisogno che tutto funzioni perfettamente, famiglia, scuola, e l'ultimo avremo la società, che è giusto avere la società del futuro, quello che adesso verso quale andiamo, no? Cioè la scuola 3.0, no? Addirittura una scuola del futuro, ipertecnologica, ma non è solo quello, non abbiamo bisogno di questo. Noi abbiamo bisogno di ragazzi che capiscano, che empatizzino, che sentano le cose e di conseguenza sappiano gestire loro stessi. Questo quantomeno è il mio impegno e l'impegno di molti altri colleghi che chiaramente hanno a cuore tutti questi problemi, questi disagi, e cerchiamo di essere di aiuto chiaramente ai ragazzi, fondamentalmente a loro, che sono il nostro futuro. Grazie mille. Allora, passo la parola al professor Donato Quarruomo, che è dell'Accademia Albertina di Torino. Buonasera a tutti. Allora, in questo dibattito in qualche modo abbiamo tentato di capire in che modo leggere anche fenomeni invisibili. La
Consiglio Casiliano, per esempio, parlava della ludopatia, un dato che era conosciuto perfino alla sindaca. E quindi che vuol dire? Che oggi parametrizzare in un certo senso è qualcosa di assolutamente fondamentale, perché in una società come la nostra una quantità incredibile di dati ci sfuggono alla nostra percezione. Riguardo a questo argomento, per esempio, io mi occupo soprattutto di arti visive e quindi faccio riferimento sempre a quella branca. Su questo argomento ci fu per esempio una mostra, cioè più importante per Matera 2019, di un artista che si chiama Armin Link, e parlava di immagini cieche, blind sensorium. Sostanzialmente tutta la mostra era incentrata su tutti i fenomeni della nostra contemporaneità che non sono leggibili se non attraverso dei parametri. E la questione dell'arte non è parametrizzabile, ma è una cosa serissima, no? È una cosa, come dire, che magari non ci fa comprendere esattamente in che direzione va la nostra azione, e che non produce cose belle da guardare appunto e basta, ma che produce certamente un'immagine tangibile di quello che ci tiene insieme. E questa cosa mi sembra fondamentale, soprattutto nel momento in cui parliamo di tutti questi fenomeni che hanno a che fare con l'idea appunto dello spazzamento, cioè l'idea di trovarsi in un luogo e non sapere più benissimo perché si vive esattamente in quel luogo, no? Perché si vive esattamente con quelle persone. E invece il concetto alla base del vivere in un paese dovrebbe essere, immagino, esattamente quello, cioè l'idea di trovare un vantaggio che non sia soltanto economico, ma anche simbolico, nell'idea di vivere uno vicino all'altro, no? Che è il senso contrario, per esempio, di quello che succede nei sobborghi americani, no? Poi vedete queste enormi città sparse in cui ognuno ha la sua casetta, il suo alberello, il suo galetto, il suo giardino, eccetera, eccetera. Quella è certamente, come dire, la massima contraddizione del nostro vivere sociale. E un personaggio, per esempio, come Olivetti, se ne rese conto, no? Nel momento in cui anche nella costruzione del Borgo La Martella pose l'idea del borgo come soluzione moderna, no? Negli anni 50, ad una sorta di timore che aveva in qualche modo configurato, che è quello delle periferie, ma potremmo dire a questo punto è anche quello della vita dei piccoli centri di oggi, che allo stesso modo, paradossalmente, subisce questa idea della secolarizzazione e della del disorientamento, per dirlo alla De Martino, dello spaesamento, no? Del perdere il paese. Grazie. E l'onore delle conclusioni al professor Agnello Ettico, che è socio psicoterapeuta, presidente dell'Associazione Sociologi Italiani. Volevo tentare di trarre anche delle conclusioni, sono quello che non ho potuto preparare, mi bastire un qualche canovaccio. Mi sono limitato per dedicare molta attenzione a prendere degli appunti sulle cose che si avverto prima di tutto la necessità di contribuire ad un perimetro a questo titolo scelto in locandina, un messaggio psicosociale, studi su un approdo, cioè approdo di un possibile nuovo concetto di benessere di comunità, il perimetro, perché dare un perimetro. Perché sentivo dire che il titolo è molto specifico, io non sono d'accordo, il titolo è del tutto specifico, potremmo stare qui 12 settimane a fare convegni su almeno 15 materie universitarie, quindi bisogna dare un perimetro stasera. E allora, le problematiche psicosociali hanno una definizione, tanto per cominciare, che è abbastanza stringente. Sotto il profilo psicologico, parlo dal dottore di psicologia, è nient'altro che la presa d'atto di un malessere individuale che si ripercuote nei rapporti di comunità. Credo se almeno da me si durano forse talvolta vengono con esiti differenti. Però anche un'altra accezione, anche l'accezione di quel malessere di comunità, perché la psicologia non è solo degli individui, è anche di comunità, si occupa di organizzazioni, gruppi addirittura. E la sociologia diventa una disciplina corretta a supporto di queste attività, insomma. Allora, la resilienza in psicologia è una pratica, una buona pratica, che ci consente di utilizzare le nostre prerogative tutte sane, integre, fino all'ultimo giorno della nostra vita. E sapete qual è la pratica di resilienza più diffusa? L'apprendimento. Non la palestra o le passeggiate in montagna, l'apprendimento. Per apprendimento significa imparare cose nuove tutti i giorni.
Chi fa questo rimane lucido tutta la vita. È scienza, neuroscienza. Questa è la resilienza. Non stiamo qui e resistiamo a qualunque cosa accada. No! Attenzione, qualunque cosa accada, niente. Se accade l'insopportabile, io me ne vado. Compito mio è non far accadere l'insopportabile. Ho sentito tre volte il termine sviluppo. Sviluppo è un altro termine abbastanza complicato in psicosociologia, perché sviluppo si misura in numeri. Allora, se noi dovessimo misurare lo sviluppo di Armento, per esempio, demograficamente, economicamente, la notizia che vi devo dare purtroppo è che siete a breakout demografico, cioè non si torna più indietro. Non è possibile geneticamente, cioè umanamente. La buona notizia è che non esiste soltanto la riproduzione dei residenti come soluzione. Ora, lo sviluppo, dicevamo, non è un termine adeguato, essendo, come dire, veramente numerico, si misura in indici, cioè lo sviluppo economico, il PIL. Lo sviluppo è un termine che andrebbe sostituito con il concetto di progresso. Progresso. Oggi vivo meglio di 5 anni fa. Progresso. Indipendentemente dai numeri. Questo è perseguibile? Sì, è perseguibile. Lo stanno facendo in Cina, che vi garantisco essere uno, anzi, il paese più popoloso del mondo, dove il problema dello spopolamento delle aree interne è enorme. Enorme, molto più che in Italia, ovviamente. Sta accadendo in Cina. L'attenzione al progresso più che allo sviluppo. Ma allora perché sbagliamo? Perché commettiamo questi errori se abbiamo delle linee guida? Grazie, signore, per il supporto. Perché 68 anni fa, vediamo se ci troviamo un attimo, 68 anni fa c'era uno che si chiamava Maslow, avete sentito nominare sicuramente, se avete fatto qualche esame all'università, ma anche alla scuola superiore, che niente poco meno ha immaginato di dire una cosa del genere. Tutti gli individui sono differenti, geneticamente, psicologicamente, secondo loro veleità, secondo loro presupposti, però c'è una cosa che è comune, questa cosa che è comune sono i bisogni. I bisogni, i miei sono quelli che si dà forza, ma quelli. No, sono uguali, potremmo vederli, sono uguali, tutto ci confrontiamo dopo di Sabino. Sono uguali. Sono uguali. Ma che non sono uguali niente. Comunque, nel tentativo di dire questa cosa, Maslow, 68 anni fa, fece un disegnino molto elementare, disse, sapete che c'è di nuovo, in questa piramide ci mettiamo tutta l'umanità dentro, tutti i numeri dell'umanità, e possiamo dire che a questo livello, a livello di base più larga, più gente, tanta più gente, ci sono i livelli che potremmo dire biologici, biofisiologici, cioè mangiare, dormire, mangiare, qualche altra cosa, ma questo insomma. E poi dice, vabbè, ok, poi a un certo punto c'è un altro bisogno, che è quello della sicurezza, il che significa che io ho bisogno non più di dormire nella caverna, ma di una casa sicura. Dopo il 67 anche in crisi culturale, e ho bisogno di sentire la mia vita al sicuro dai pericoli dell'esterno. Quindi il territorio presenta delle avversità, qualunque esso sia, e voglio sentirmi sicuro. Soltanto dopo, e come vedete l'area di umanità si riduce, esistono i bisogni cosiddetti di società. Cioè io mi voglio anche un po' divertire, voglio avere gli amici, voglio avere gli affetti, per me sono importanti e fondamentali, ho bisogno, chiamiamoli affetti, società, ancora più sopra, ma con un'area più piccola, c'è la fase dell'ego, cioè io mi voglio affermare, però come vedete è sempre più bassa la percentuale di umanità che entra in questo tipo di bisogno.
In ultimo, in questo spicchietto finale che chiude la piramide, abbiamo la possibilità di chiamare questo autodeterminazione, cioè io voglio evoluzione, evolvermi. Qual è il paradigma di questa piramide molto banale? Maslow diceva sostanzialmente che soltanto chi aveva pagato i bisogni biologici poteva anche solo aspirare ad avere bisogni di sicurezza. Cioè, se io non mangio, diceva Maslow, non mi importa niente della casa, risolvo prima mangio. Poi, se ho la casa e ho la mia sicurezza, posso anche occuparmi di dove vado a giocare a 3-7 con gli amici, socialità. E solo se ho ottenuto questo, io in società mi voglio anche fermare. Se applichiamo questo criterio di Maslow, noi potremmo dire, per esempio, ammesso che noi tutti si sia nella sicurezza, nell'appagamento delle esigenze biologiche, anziché anche nell'esercizio della nostra socialità, questo ci garantisce autodeterminazione? Facciamo un esempio ancora più chiaro. È chiaro che il lavoro è un'esigenza imprescindibile perché si traduce in economia e in redditi. Ma qualcuno di voi oggi, un giovane soprattutto, andrebbe a lavorare se gli dicessero guarda, vai a lavorare, ti paghiamo, ma tu lì di te non potrai esprimere niente. Ci andrebbe a lavorare, davvero. In quel luogo di lavoro tu mai potrai autorealizzare te stesso. Qualcuno ci va ancora, secondo me. Ma lo avete capito qual è il vero problema dell'emigrazione giovanile in Basilicata? Che il 90% delle persone che si laureano non ci prova nemmeno a costruire il lavoro classificato. Questo è il vero problema, oltre a quelli strutturali che magari gli amministratori non sono mai di niente. Io quando sento parlare di progetti culturali in Basilicata mi do una confidenza, inizio ad annoiarmi veramente troppo, perché è la replica di un modello morto in Italia 50 anni fa. Ma su questo bisogna ragionare. E su questo bisogna applicare le sinergie pubblico-private con il rispetto di far fare le cose a chi le sa fare nel rispetto dei ruoli. Amministratore, amministratore, politica, politica, tecnici, tecnici, popolazione attiva. Questa è la ricetta che potrebbe chiudere il cerchio di possibili approdi ad un nuovo concetto di comunità, anzi di benessere di comunità. Penso di aver detto anche troppo e avrei il piacere magari gli interventi al pubblico, se non ne so. E visto che il sindaco di Tussi deve andare via perché è questa patronale anche lì, magari se sì, vuole darci il suo contributo. Ho accettato l'invito proprio perché mi conosco nella consigliera Sireo. Tanto coraggio nell'affrontare la vita di tutti i giorni della regione Basilicata. Io l'apprezzo molto perché in alcune questioni ha toccato dei nervi scoperti molto importanti. Ha parlato della ludopatia, ma sappiamo che la regione Basilicata ha fatto una legge al contrario di quello che stiamo parlando, cioè diminuire i metri dove appunto poter mettere videogiochi e quant'altro. E allora non possiamo dare la colpa alle famiglie, non possiamo dare la colpa alla scuola, non possiamo dare la colpa a nessuno se non alle istituzioni. Perché se la consigliera Sireo porta un dato allarmante sulla ludopatia, che è un dato preoccupante, se si deve preoccupare un genitore che non ha il posto di lavoro e quindi è disperato perché deve trovare il posto di lavoro, non ha la lucidità di poter seguire un figlio, se si droga o se si fa, perché si deve preoccupare di portare il mangiare a casa. Allora, se le istituzioni non si preoccupano delle famiglie, le famiglie hanno difficoltà poi a seguire in maniera capillare a 360 gradi i propri figli. Perché puntare il dito sempre sulle famiglie è facile. Perché se un figlio si comporta male in mezzo alla strada, è colpa della famiglia. Ma se un genitore è distratto, è dovuto andare in Germania per poter guadagnare un pezzo di pane, dare la possibilità al figlio non di drogarsi, ma di avere un futuro, e le istituzioni non fanno niente, la colpa, per quanto riguarda, non è delle parlare di questi temi, dove appunto la
la ludopatia va affrontata in maniera seria, perché credo che lo stesso caso ce lo viva tutti, lei non lo sapeva, ma io lo so, perché a differenza sua io vado nei bar e vedo, è la disperazione di un paese ricco come il mio, perché il mio paese è uno dei più ricchi economicamente, io parlo di famiglie, noi su per cui abbiamo 200 famiglie a tutti che hanno 1 milione di euro diciamo in banca, perché siamo un paese diciamo attrazione agricola quando l'agricoltura andava bene, però abbiamo i famigli e abbiamo i ragazzi, i giovani che stanno distruggendo il patrimonio che hanno creato i genitori. Proprio il problema più serio è questo. La droga sì, c'è, non c'è, e anche voglio dire quella è una questione più alta, ma la ludopatia è una questione molto seria, perché distruggere un patrimonio significa distruggere famiglie, distruggere un mondo. Quindi grazie per l'invito. Io purtroppo ascolterò se c'è l'intervento con Francesco per una questione di rispetto istituzionale, e poi devo andare perché da me c'è la festa patronale ancora di San Filippo. E poi diciamo gli impegni ci chiamano. Buon lavoro e lavorate per il tempo. Io posso solo concludere ringraziandovi ancora per l'attenzione, perché non è ascoltato, al di là dell'invito del sindaco ad essere presente alla comunità, magari un invito anche insistente per onorare me nella vostra presenza, e non è ascoltato, quindi vi ringrazio, ma non vi dico ci vediamo fra un anno, ma ci vediamo subito, perché abbiamo immediatamente messo in campo delle diciamo delle linee di idee che ci piacerà condividere con voi in un altro momento, e che sicuramente vi vedranno protagonisti partendo proprio dal individuo, e quindi non verrà più la regione di cui ci si può fare a meno, come dice il professore, ma verrà semplicemente di Nasileo.